Ubiquitous Pompeii è il risultato del workshop L'uomo elettronico, scritture e identità ubique, laboratorio sperimentale a cura di Fake Press Publishing e Artis Open Source, realizzato per il progetto McLuhan Incontra Pompei, un'iniziativa promossa dall'Associazione Amici di Media 2000 Onlus e dall'Assessorato alla Comunicazione e all'Innovazione Tecnologica del Comune di Pompei. Il laboratorio si è svolto l'11 e il 12 novembre 2011, coinvolgendo circa 120 ragazzi di terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico Pascal e dell'istituto Bartolo Longo, in due giornate di formazione intensiva sulla cosiddetta editoria ubiqua. La possibilità, ovvero, di trasformare corpi, architetture, oggetti e intere città in inediti spazi di pubblicazione. I concetti e le tecnologie alla base dell'uomo elettronico sono serviti per introdurre questa complessa tematica usando il linguaggio dell'arte e della performance, per arrivare a produrre insieme agli studenti contenuti cross-mediali accessibili in realtà aumentata o attraverso i QR code. Per farlo abbiamo utilizzato MACME e NeoReality, due piattaforme open source prodotte da Fake Press Publishing. I workshop si sono conclusi invitando le classi ad immaginare la propria città aumentata. Attualmente gli studenti che hanno partecipato attivamente al progetto, insieme a quattro docenti, possiedono un accesso personale alla piattaforma che consentirà loro di continuare a sperimentare autonomamente. L'applicazione è molto semplice. Guardando attraverso lo schermo è possibile visualizzare i contenuti proprio dove sono stati creati. Ecco in cui un cittadino descrive il suo apprezzamento su una notizia di cronaca che riguarda il Teatro Grande di Pompei. Tutti i contenuti possono essere commentati e condivisi sui social network, creando così una possibilità reale di partecipare alla vita digitale della città.